Di fila, probabilmente, nel senso, li registrerò probabilmente tutti e poi li caricherò tutti quanti quando ce l'avrò praticamente già pronti. Ho intenzione di fare questo nuovo metodo di registrazione, perché questi ricordo tutti che sono video che usciranno verso fine marzo, però questi video infatti vedete verso fine marzo, però li sto registrando a inizio marzo, quindi questi video quando li caricherò li avrò già registrati da giorni. Intendevo dire questo tipo di registrazione, ho deciso di fare così. Tra l'altro volevo dire che il fatto di caricare i video di tanti è saltata la cosa, perché l'ultima volta volevo dire questa cosa, ma volevo dire anche la scorsa volta che, okay, che ho registrato, però mi sono dimenticata di dirlo. Semplicemente volevo dire, però penso che mi avevate già accorti, che nel episodio 0 avevo detto che avresti video da caricare di tanti, solo che è saltata questa cosa, è saltata perché oltre a voler caricare questi video in HD è successo che appunto ho fatto gli editing, solo che me l'aveva caricato, però aveva saltato il video. Quindi insomma, dopo queste informazioni di corridoio, dopo queste informazioni di servizio, siamo entrati anche su scheda di confio. L'ultima volta avevamo completato la prima isola in modalità avventura, che sarebbe questa qui, la foresta canterina. Oggi dobbiamo fare la palude nebbiosa. E vi volevo, e per chi non avesse visto gli scorsi episodi riguardo alla modalità storia, è successo questo. Abbiamo completato appunto la foresta canterina per cercare informazioni per ritrovare il libro della magia arcana che ci serve per tornare a casa. E avevamo trovato e avevamo affrontato il primo boss del gioco, cioè Choppy Major, che è appunto è dell'elemento vita. Cosa è successo? Da noi non siamo riusciti a ottenere risposte. Sta di fatto che nel mente caso al castello ha perso il libro. Semplicemente ha perso il libro. E io è successo qualche ora fa che sono rientrato nel gioco per ritirare, vabbè, le
le ricompense giornaliere e tra l'altro ho fatto qualche potenziamento. Ad esempio, sono andato a fare la spedizione di nuovo a Pozzo dei Desideri e ho sbloccato i nuovi personaggi, tipo questo qui che è Zulu, che è uno Swaffos, da quel che mi ricordo, di classe leggenda, penso perché ha 5 stelle ed è tipo uno Skylander potentissimo. E poi ho liberato anche Wildwind, come la pronuncio sempre io, perché penso però che si pronunci Whirlwind. Dio che sciogli lingua sti nomi. Ad ogni modo, ragazzi, ho sbloccato questi due Skylanders qui. L'ultima volta avevo sbloccato nel pozzo Shadow Kickpen e no, Gearshifter. Ce l'avevamo fatto sbloccare la prima volta che abbiamo giocato. E stavo dicendo, sta di fatto nella modalità storia che mentre noi cerchiamo il libro, Casta Castello mentre lo ha perso. E è successo che questo, ed è successo questo, mentre io stavo girovagando qualche ora fa, così per dare una curiosità in giro, su tipo le missioni, l'allenamento e cose così, è successo questo. In pratica ho scoperto che l'allenamento, le missioni dell'allenamento, che sono praticamente le ricompense che ci danno, le ricompense che ci danno ogni livello, ci hanno una descrizione, tipo qui della missione 11 dice: ben fatto, hai sconfitto Choppy Major, andiamo alla paluta nebbiosa. Ecco, sta di fatto che sono andato avanti così a caso, no, per vedere un po' quante missioni ci sono, e sono tante, e sono in che sono, come si dice, mi sono ritrovato catà, come si dice, mi hai detto, ho catato una missione che praticamente mi ha spoilerato, la sua descrizione mi ha spoilerato mezza storia, nel senso, con quella descrizione adesso so come vanno a finire le cose, però farò finta di cercherò di dimenticare il prima possibile quello spoilerone che ho letto. Comunque, ragazzi, oggi ho intenzione di completare la seconda isola, la palude nebbiose, in meno di 20 minuti preferibilmente. Bene, ce l'abbiamo fatta! Aspetta! La tosse! Hot dog sembra strano! No, non mi sento bene! Oh no! Questa umidità è terribile per Hot Dog! La forza dell'elemento acqua è ovunque! Hot dog, come qualsiasi altro scheletro dell'elemento fuoco, non aveva molto potere sui conti cattivi su quest'isola umida. Ok, quindi ci stanno dicendo in poche parole che qui l'elemento dominante è l'acqua e ovviamente il fuoco è debole. Allora, anche qui mi pare che ci siano 7 livelli e come boss, eccolo, come boss c'è Gulper, il Doom Raider dell'acqua. E cominciamo con l'ingresso della palude. Sei a conoscenza della potenza nominale? Grazie. La forza di combattimento rappresenta quanto è potente la tua squadra. Dovresti rafforzare la tua squadra prima di combattere contro fuffati con poteri più alti dei vostri. Ah, questa è un'arma nuova, immagino. Quindi devo avere la potenza più alta di quella a destra. La potenza sinistra deve essere più alta di quella a destra, ho capito. Intanto vediamo la debolezza dell'acqua. L'acqua è debole contro la vita e la terra, quindi sta il tempo che ci va dentro di sicuro. C'è l'altro! Non so se avete visto, ma ho messo come scorta il Chompy a livello 6, come vedete. Sarebbe come dopo, adesso vi farò vedere come funziona evocare un cattivo in battaglia. Adesso però voglio mettere, a posto di Hot Dog, voglio mettere Zulu, e posso selezionare le abilità che può fare. Allora, di abilità c'ha adesso richiama gli uccelli di uccelli livello 1 che cura un alleato e guarda tutti gli alleati aggiuntivamente se sotto effetto bestia. Poi richiama del lupo, e con il lupo per attaccare il nemico e donare l'effetto attacco, quindi attacco aumentato per un turno dall'alleato con l'attacco più alto. Recupera il mana se sotto l'effetto bestia. Poi cinghiale infuriato, apre con cinghiale per attaccare un nemico e dona l'effetto difesa aumentata per una volta sull'alleato con attacco più alto. Quindi più che altro Zulu è un personaggio di supporto che mettiamo al posto che mettiamo al posto di no, non mi viene. Che mettiamo al posto di Hot Dog, oddio, non mi veniva il nome. Stavo dicendo, volevo vedere se l'aria è forte. Comunque, vedo che qui l'acqua è debole anche la terra. Quindi non mi ricordo adesso se ho qualche scalender della terra. No. Però devo tenerlo a mente come cosa. Ok, però combatti. Andiamo avanti. Cominciamo quest'isola. I fuffati alleati possono usare l'abilità senza consumare mana. Adesso vi faccio vedere come funziona.
Il furfante alleato. Allora, eccoci qua. Allora, la vita è forte, quindi subito ci do dentro. Allora, dato per ricaricare il ciompi ci voglio 20 secondi, va bene. Allora, io ho usato l'uccello per... Ah, ok, qua. Stavo dicendo, quando arriva Ciompi, quando lo evochiamo, succede questo. Succede che lo evochiamo e poi lui ha tot volte per attaccare. Quando ha finito le tot volte per attaccare, esce dal campo in pratica. E adesso, oddio, però questo attacco del lupo fa tipo, usa tantissimi cristalli. Allora, dato perché non lo sapevo, beh, la prossima volta che ci terrò, lo terrò a mente. Allora, ecco, Ciompi ce l'abbiamo fuori, avete già una falce con 4 vicino, con scritto 4. Ecco, il 4 indica le volte che può attaccare, tipo io adesso lo metto. Che casino, non guardo neanche la vita dei nemici questo io. Ok, vai col lupo, attacca. Vabbè. E vai! Abbiamo finito, abbiamo sconfitto il primo. Abbiamo fatto il primo livello, ok, perfetto. La dimensione di strada è stata sbloccata. Luogo dove potremmo trovare le cose per svegliare, per fare il risveglio dei personaggi. Ah, sì, quello che abbiamo letto un'altra la scorsa volta. Allora. Andiamo intanto prima di tutto, come al solito, andiamo a prendere la ricompensa. Eccola qui. Gusto! Ah, l'unico tempo basta è che non mi piace. Beh, penso qui nell'aria, penso che gli elementi, visto che qui sono, hanno debolezze e potenza. Potenza e debolezze, penso che mi sarà utile. Cosa c'è qui nella posta? Grazie! Pietra di potenziamento, va benissimo. Grazie per la roba. Cos'è denaro? Qui, mi arriva sempre della roba. Quegli oggetti gratuiti verranno conservati nelle box per 7 giorni. Non ho mai capito come mi arrivano queste ricompense. Comunque mi piacciono moltissimo. Ad ogni modo, volevo vedere. Cosa che volevo vedere? Niente. Niente. Missioni? Qui mi dà sì delle ricompense come al solito. Perfetto. Ancora. Le pietre del desiderio. Sono salito di livello 5! E la gilla è stata sbloccata, perfetto. Prendi, prendi, prendi. Cazzo è successo? Ah, mi è arrivata un'email. Vabbè, dopo la controlliamo. La controllo io dopo, anzi, dall'off camera. Ok, dimensione distorta, eccola. Vediamo, andiamo a dare un'occhiata veloce. Penso che Carlos abbia combinato qualche disastro nella dimensione distorta. Aspetta, devo spiegarti la situazione. Il crepaccio dimensionale non è stato chiuso completamente. Ci sono ancora piccole aperture rimaste. I furfanti si stanno riunendo tutti in quell'area per appropriarsene. Non possiamo permettere che accada. Questa è la dimensione distorta, da dove puoi ottenere potenti rune e minerali elementali. Puoi entrare nei labirinti tutte le volte che vuoi, non c'è un limite. Mi raccomando, vacci spesso per collezionare materiali. I labirinti delle rune sono sempre aperti, puoi entrare quando vuoi. Tutto quello che collezioniamo possiamo usarlo per far diventare più forti gli Skylander! Perfetto! Allora, ci sono i dungeon, tutti dei tot elementi, il dungeon della tecnica, della magia, dei morti viventi, che sono i non morti, della bestia. Oddio, labirinto della bestia, labirinto del lamento, che sono disponibili quando completi 8-1 facile il secondo, 4-1 la Madonna. Do il dungeon della vita, del fuoco, dell'acqua, dell'aria, dell'oscurità, della luce, tutti con un golem, come vedete, Allora, si può entrare con tutte le volte che si vuole, sì, peccato che quello della vita che voglio vedere io apre tra 13 ore. E questi qui, ah, quindi ci sono 4 aperti e 4 chiusi, quindi sono alternati, ah, o no, sono... Cioè no, invece quello della luce del buio apre tra 3 giorni, va, e della luce del buio, vabbè. Allora, io direi che avevo dato un'occhiata a dimensione distorta. Comunque, lì si potrebbero ottenere le cose, le pietre che ci permetteranno di risvegliare i nostri Skylander. Allora, facciamo una modifica. No. No, 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 no.
Volevo controllare le mosse. Eccolo, qui si poteva, ecco fatto. Allora, volevo togliere il lupo perché usa 6 di mana. E poi cinghiale infuriato, farlo uccidere per attaccare il nemico. Io direi invece di equipaggiare il cinghiale infuriato perché usa 1 di attacco invece che di... invece che 6. Penso che sia più utile. Ok, perfetto. Vai, vai. Perfetto, allora gente, io qua devo... sì, perfetto. Vediamo il cinghiale quanto danno fa, comunque... Fa un po' male, dai. Stealth! Ma sì, è vero che devo ricordarmi che Zulu è a livello 3 adesso, ci credo che fa pochi danni. Però è a livello, cavoli, però è di classe leggenda, quindi è tipo tosto comunque, perché mi pare che gli scherzi più hanno la classe alta, più sono potenti, anche se sono a livello basso. Dovrei potenziarli di solito, però... Una cosa che non faccio ovviamente, perché sono stupida. Allora, ancora gente qui. Ce la faccio anche senza il shop forse. Tre, due, uno. Sei, comunque ce l'abbiamo fatta lo stesso. Tre stelle pure qui. Siamo fortissimi. No, 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 non riprova, non riprova. Ho fatto riprova, scusatemi. Lo rifacciamo una... Aspetta, aspetta. Termina la partita, via, via, via. Ci credo, non ho voluto, solo per sbaglio... Oh no, abbiamo fallito! Non c'è bisogno di essere giù di muore, possiamo ancora migliorare e diventare più potenti. Posso aiutarti? Segui... Senti, no, non voglio, no! Oddio, quanto di questi modi per diventare più forte? Vedi, non siamo deboli, ci stiamo solo per tenere il nostro tempo per diventare più forte, prendendo. Quindi ogni volta che ti senti in difficoltà, vedi che dovevano aver uscito, ok? Ok, grazie. Ad ogni modo, esci, io volevo... per sbaglio avevo fatto riprova, scusatemi. Ma non mi dire che adesso che avevo schiacciato riprova devo rifarmi veramente il livello. Ah no, ok. Bordo della palude. Ok, niente, niente. Allora, combatti. Vai, vai. Sempre solita squadra. Ok, vai, vai, raga. Andate, fate fuori tutti. Sì, se potete. Uso... Cerco di usare di più gli attacchi della vita. Ok, vai, vai, subito, Stratef. Madonna, in un colpo l'ha ucciso. Ok. Ecco, il chop servirebbe da evocare quando tipo devi caricare tutte le cose, almeno c'è qualcuno che attacca. Perfetto, siamo fortissimi, come al solito. Oh, niente da fare, oh, schiaccio sempre riprova. No, sentite, stavolta termina la partita di nuovo ed esci.
Ma è possibile che io sia così stupida da... Cioè, veramente, oggi vado male con i bussattini, eh? Allora, siamo in Croce della Palude. Sì, io adesso vado un secondo. Allora, vado qui nelle missioni. Ah, possiamo costruire degli edifici, tra l'altro, cosa che non vi avevo ancora detto, tra l'altro. Che non ho capito bene cosa aspetta questa roba. Avventure, prendi, prendi. Ok, stavo uscendo dal negozio, possiamo prendere delle cose, possiamo acquistare delle cose. Tipo no, già mi pezzi d'onno, grazie, energia, no, ganacci, ecco queste qui. Sono degli edifici che possiamo acquistare, appunto, edifici. Poi c'è il negozio dell'arena. Allora, cos'è? Miniera d'oro, acquistabile una volta. Una miniera strapiena di mineraria ogni tanto genera pezzi d'oro. Acquistiamola, così la posizioniamo. Io sono solito posizionare le cose agli angoli. Vabbè, dai, che stavolta mettiamo in modo un po' più giusto, vicino alla montagna. Ok, un posto più eco per costruirla, magari. Poi torniamo nel negozio, se costruiamo altre cose. Adesso ci diamo la costruzione. Caricatore d'energia, che immagino che a volte genera ogni tanto energia. Vai, vai, lo mettiamo qui. Ok, adesso andiamo a fare acquisti. Che calderone magico, cosa fa? Un calderone magico dal quale potrei ottenere pozioni rosse ogni tot di tempo. Si prendi, tanto ho tantissimi soldi. Ok. Vai, vai. Adesso. Acqua marina del potere, genera pozioni blu. Mettiamo vicino a... Ecco, le mettiamo vicine. Ok. Cosa fa l'abbroto? Una cosa di bellezza. La mettiamo perché è bella. No, basta. Ah, ne possiamo mettere di più? Ne possiamo mettere. Ah, ho capito. Possiamo fare un'isola forestosa se potevamo. Pianta spinosa, radici marine, vabbè, queste cose, sinceramente, vabbè, ok, abbiamo visto. Torniamo all'avventura. Oddio, che compense. Tra l'altro, volevo dirvi che nell'ultimo, ok, volevo dirvi che nella prima foresta sono riuscito a ottenere tutte le stelle e ho ottenuto un biglietto dell'evocazione che non ho ancora utilizzato, però ok. Allora, siamo a Incrocio della Palude. Vai. Ok, round 2, all'attacco, gente, ammazza tutti. Ok, perfetto, vai Chompy, fai Chomp Chomp, ecco, perché mi chiama Chomp Chomp l'attacco. Madonna, che danni, quanti danni Starterf. Io ho detto che Starterf è lo skinhunter che in questo gioco credo più potente che mai, più potente che mai. Vai, vai, sì, grazie, grazie. Next! Oh, ce l'ho fatta. No, cazzo ho fatto. Ah, sì, ok, sì.
Ah, ecco, vedi. Ok, campeggio della palude. Ok, vai avanti, andiamo. Ok, ragazzi, come al solito, facciamo fuori tutti senza pietà, perché se non hanno pietà loro, non abbiamo pietà neanche noi, giusto? Vado già forti fuori, già perfetto. Siete fortissimi, raga! Dio, è bellissimo, ragazzi! E vai! Tra l'altro non ho detto come si chiamano questi mostri. Quelli a destra, quelli con i fiori a destra, tipo Chan, si chiama Tasso Sprout. Mentre quelli in mezzo è... Oddio, mi scappa, non mi viene il nome. Brolin Cherry, ecco, Brolin Cherry. Mi è venuto adesso che è morto. Ok, perfetto. Ciao, memoria bellissima. Sì, perfetto. Andiamo avanti. Dio, la mano. C'ho un crampo alla mano fra un po'. No, please. Oh, ok, cazzo Dio. Dio, quando salta la connessione mi impanico. Ok, sesto livello, giusto? Sì, centro della palude. Alla prossima c'è il boss. Vai, oddio, c'è un tasso spra... No, tasso spra era quello di prima. Come si chiamava quel cane? Oddio, non mi viene in mente il nome di questa... La Slobber Trap, ok. Niente, i nomi dei cattivi con sempre in mente tardi. Quelli normali. Ok. Brolus! C'è un Brolus, uno Slobber Trap e un broccoli guy bianco ancora. Vi ammazzo, gente. Voi siete... Ok. Fate tanto male e quindi vi faccio male anch'io, Oh, comunque sono un fenomeno, sono un fulmine. Ogni livello lo completo in un minuto. Ma perché questa è la modalità facile. Poi però i livelli te li puoi rifare in modalità normale. Nel caso tu non li abbia mai completati in modalità normale. E quindi lì puoi vedere se di potenziarti. Perfetto! Adesso io direi di... Oh, una tessera di snapshot! Dell'acqua, per questo la prossima isola che è del fuoco mi serviranno i personaggi delle schede dell'acqua. Oppure cos'è altrimenti? La cosa è debole il fuoco altrimenti. Vabbè, lo vedremo un'altra volta, lo vedremo. Allora, eccoci, Mangione affamato. Allora, vediamo le attacche che può fare Gulper. Ecco, le attacche dei boss li vediamo. Morso, attacco un nemico mordendolo. Colpo di tridente, attacco un nemico con il tridente, infligge l'effetto difesa bassa con probabilità fisse. Evoca poi, voglio una gasosa, evoca un barile di gasosa. Infligge danni a tutti i nemici bevendo la gasosa, abbona la gasosa. E infligge danni a tutti i nemici bevendo la gasosa e stordisce con probabilità fisse. Ok, abbiamo capito che dobbiamo evitare che Gubbe beva la gasosa. La gazzosa, anzi, perché in latino si chiama gazzosa, non gazzosa. Quindi... Oddio, avevo messo la velocità per due guardando se lo schermo era, si stava riprendendo. Era ripreso. Stava registrando, stava guardando se stava registrando ed è in mente... quindi è arrivato. Dio, un broccoli guy della vita, normale. Ok, eccoci al boss. Si è mangiato il barile intero. Al Grondo Braides! Attenti, quello è Gulpeg!
Non preoccuparti, sappiamo come occuparcene, Gareth ha detto. Gulp diventa più forte con il sorso di gazzosa, quindi cerchiamo di tenere lontano da lui. Ok, vai una gazzosa, va bene, va bene. Perfetto, e il buggy di gazzosa l'ho ucciso, cioè l'ho colpito. Cioè, perché allora, se distruggiamo il buggy di gazzosa Gulp, lui poi dopo perde tempo rievocandolo e quindi sembra pronto. Oddio! Vai a lui! È stordito! Ammazzalo! Ah, richiamo gli uccelli, grazie Giulio che mi hai generato Blaze. Che vorrei tenere tre stelle qua. Ecco, devo sempre tenere uno Skylander che mi recuperi la vita agli altri. Dai! Stortato, finiscilo! Finiscilo! Questo, No! No, vaffanbene, mi ha ucciso Blaze all'ultima! No! No! La mia gazzosa! Dici come mai sta diventando caos? Se parli ti do la gazzosa! Gulp non parla! Gulp vuole gazzosa! Sputa il gaspo! Doom Redes aiuta caos! Gulp non sa altro! Dai a me gazzosa, è mia! In realtà non ne ho. Sì, gatto, ti sto lasciando andare. Vai a casa e bevi un po' d'acqua, è meglio per la tua salute. Dovremmo andare a controllare un altro portale il prima possibile. Ok, un altro filmato. Quindi man mano che si va avanti scopriamo di più sulla storia del Skyland. Il vulcano infernale Easy è stato sbloccato, sì. Perfetto, sapete che vi dico? Io direi che abbiamo tempo, forse abbiamo tempo per andare a fare anche l'isola del fuoco. Però adesso fermiamo un attimo il video. Se siete dopo il gioco, interrompo un attimo per scrivere una recensione più tardi. Sì, tranquilli, scriverò una recensione su questo gioco. Allora, io direi di fermare il video.